Padre, oggi siamo qui riuniti in un video che non era in programma, però qualcuno di voi su YouTube e anche su Instagram mi avete chiesto come è andato a finire il Fantacalcio, perché noi nel lontano settembre 2023 abbiamo fatto il video sulle rose del Fantacalcio. E quindi siamo qui riuniti per dirvi un po' come è andato a finire il nostro Fantacalcio. Vi ricordo, prima di cominciare, come sempre, l'iscrizione al canale, mi raccomando, e poi attivate la campanella. È tutto gratis, quindi fatelo. Allora, va. Direi innanzitutto di riepilogare un attimo le regole. Era innanzitutto un Fantacalcio a 6, quindi rose abbastanza, diciamo, fortine un po' tutte quanti. Budget 1000 crediti. Classico fantacalcio, non è la mantra, quindi difensori, centrocampisti, attaccanti, 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti. Precisazione importante, questo è stato il tuo primo fantacalcio in assoluto, quindi eri un po' il novellino della Lega insieme anche a un'altra persona. E quindi detto questo, direi innanzitutto di andare a vedere le rose che avevamo fatto subito dopo l'asta. Noi l'asta l'abbiamo fatta dopo la sesta giornata, abbiamo saltato 6 partite quest'anno perché abbiamo avuto un po' di imprevisti, quindi abbiamo dovuto un po' tardare l'asta. Quindi abbiamo iniziato dalla settima, abbiamo giocato in totale 32 partite. Andiamo a vedere un attimo la rosa, diciamo le rose che avevamo costruito. Cominciamo da te, papà. Allora, in porta avevi preso Sommer e Audero, pagando anche una bella cifra, 110, praticamente è stato il Perché portiere più pagato, sì, 110, però diciamo che soldi sia spesi bene. soldi spesi bene, perché alla fine è stato il miglior Ecco, ho portiere venuto a per. provvedere. Ma in confronto anche un Magnan, per esempio, un Magnan è Magliana, stato oh, pagato un vabbè, terzo, però appunto. ha preso molti più gol. E poi, beh, come terzo hai preso Falcone, e quindi tu praticamente hai speso poco l'11%. Ecco, su 1000 crediti ne hai spesi 112 e ti sei portato a casa comunque una porta importante. Io mi sono preso la porta della Juve, Szczęsny e Perin, pagati in totale 50, quindi diciamo con la metà della tua spesa mi sono portato a casa la seconda miglior difesa del campionato. Per tutto il giro di andata è stato un reparto questo molto forte, poi diciamo che dopo si sono un po' lasciati andare, però in alternativa ho avuto Milinkovic, ho fatto l'alternanza Torino, un reparto, diciamo, un pacchetto che alla fine ha dato i suoi frutti. In difesa. Allora, tu in difesa hai adottato una strategia precisa, cioè andare a prendere comunque giocatori di un livello, diciamo, alto, di una fascia alta. Diverse squadre. Hai preso Romagnoli, Brehm, allora, questo al settembre, diciamo, a settembre erano nomi alti. Romagnoli, pagato 15, quindi neanche tanto. Bremer, pagato 10, Tomori, 22, Mancini, 5, Doig, 5, Acerbi, 10 e poi due scommesse, Nathan e Parisi, pagato 7. Totale spesa 75. Diciamo che comunque con il 7% ti sei fatto una difesa buona. Non tantissimi bonus. Non ci sono tanti bonus. Anche se comunque Acerbi ogni tanto il gol ha fatto. Bremer ha Comunque anche fatto un pure paio di Brama l'ha gol. fatto, quindi no, ma pure Tomori, quindi Qualche doveva essere proprio la gollettino metà. durante l'anno l'hanno portato. Io invece sono andato un po' più sulla strategia che io adotto spesso al Fantacalcio, anzi quasi sempre, cioè difesa low cost. Però prendere giocatori che giocano principalmente a centrocampo, prendere i quinti, i quarti di centrocampo che sono gli stati difensori. Prendo Mazzocchi a 11, Olivera e Mario Rui, quindi prendo il terzino sinistro del Napoli, pagato in totale 5. Quadrato preso a 1, questa più che altro era volevo lanciare l'esca, cioè ho detto qualcuno Quadrato se lo prenderà, e invece me lo sono preso in quel posto. Faraoni preso a 11, stava ancora al Verona, giocava a centrocampo. Gendré preso a 3, che è uno dei colpi che più mi ha soddisfatto quest'anno perché Gendré ha fatto molto bene. Christiansen pagato a 1, il terzino sinistro del Bologna, e poi il colpo per eccellenza. Bellanova pagato 1. Difesa non fortissima, però sicuramente Bellanova, Quello che hai pagato di Gendré 33 a pezzo. pagato 33, quindi sono stato quello che ha speso di Brava, meno. appunto. Praticamente ho speso il 3%, però mi sono portato a casa dei nomi che giocano, che ogni tanto ti fanno il gollettino, e poi mi è esploso Bellanova, perché mi è esploso letteralmente. Centrocampo, l'attacco lo nascondiamo. Allora, papà, centrocampo, diciamo che tu non hai fatto un centrocampo proprio incredibile, perché hai preso Aouar, e questo Aouar è l'esca che ti ho lanciato io, perché l'avevo chiamato io, ho detto qualcuno lo prenderà.
papà rilancia di uno e poi nessuno più parla e quindi te lo sei preso. Pessina, vabbè, ci può stare. Noia era più una scommessa. Elmas, va bene. Baldanzi all'epoca stava all'Empoli, ci poteva anche stare. Kostic, è vero, allora Kostic diciamo è stato il flop. I due diciamo acquisti sicuramente buoni, Felipe Anderson e soprattutto Çalhanoğlu, che ti ha fatto quest'anno tipo 11 gol sul rigore, sul rigore tutti e 11. Colpaccio. Quindi Çalhanoğlu sicuramente ti ha pagato bene. In totale hai speso 165, questo è stato quello che ha speso di meno. Io invece ho fatto tutto un altro tipo di ragionamento, ho detto quest'anno c'è molta abbondanza di giocatori interessanti a centrocampo e c'erano dei nomi che io volevo prendere perché li seguivo da un bel po' di tempo. Zaccagni pagato 107 è stato il colpo più pagato ed è quello che ha fatto peggio rapporto qualità prezzo. Barella preso a 72, Reinders preso a 7, pagato quasi niente, ha fatto comunque il suo. Bonaventura 51. E poi ragazzi, il colpo della vita, e questo è il giocatore che dicevo prima, Gudmundsson. Io l'ho seguito dall'anno in cui il Genoa è sceso in B, me lo sono seguito per tutta la stagione di B l'anno scorso e l'ho voluto prendere, l'ho pagato 16, praticamente meno del 2%, e ha fatto una roba tipo 13 gol e non so quanti assi. Allora, non mi aspettavo ovviamente 13 gol, però mi aspettavo una stagione buona, 7, 8, 9 gol, ma 13 assolutamente no. Ed è stato ovviamente il mio top a centrocampo. Colpani, preso a 11. Colpani, specialmente il giro di andata, ha fatto molto bene. Poi nel ritorno si è un po' spento. Bairami, preso a 1. E Chukwueze, preso a 1. Che poi subito sono scomparsi. E poi beh, c'era Bonaventura, che comunque il suo l'ha dato alla Fiorentina. Quindi diciamo che il mio centrocampo titolare per il momento era Gudmundsson, Colpani, Zaccagni e Bonaventura. Poi in base alla partita si ruotava. Adesso andiamo all'attacco. Allora, diciamo che tu in attacco hai fatto un errore, perché hai preso due giocatori della stessa squadra, hai preso sia Leao che Giroud. Poi hai preso Vlahovic, diciamo che avevi preso il top, Vlahovic, avevi preso un altro top che era Giroud. Questo Leao non è che ci azzeccava tantissimo avendo preso Giroud, però gli altri tre, cioè, avevi finito i soldi praticamente. E sei andato a prendere Caputo, Ankvist e Carlson. Allora, Carlson diciamo che a settembre era una chiamata interessante, era una scommessa, così come Ankvist. Caputo, vabbè, Caputo ho preso lì perché era l'unica cosa rimasta. Non è un attacco proprio completo, hai giusto i due top, poi dopo basta. Secondo e terzo hai, Vlahovic e Giroud sono i primi due marcatori del campionato. Ecco, quindi ragazzi, potete già ipotizzare bene o male in che posizione siamo stati, perché vedendo i nomi qualcosa potete già immaginare. Comunque hai preso due dei top 3 alla fine. Io invece, come regola principale nel fantacalcio, è diversificare, prendere più giocatori possibili di squadre diverse. Diciamo che è un attacco comunque che a me piaceva, perché innanzitutto vabbè, ho preso la coppia Immobile Castellanos, quindi mi sono preso la punta della Lazio, mi è andata male, purtroppo Immobile quest'anno ha deciso di sparire. Prendo Thuram pagato 185, e dico la verità, allora in quel momento dell'asta i nomi diciamo top stavano finendo. Per non restare diciamo senza il top ho detto mi prendo Thuram, però non ero così convinto di prenderlo. Poi però mi è andata bene perché ha fatto 12-13 gol. Poi prendo Ngong dal Verona, e Ngong lo volevo prendere già a gennaio dello scorso anno, e al Verona ha fatto benissimo, 6-7 gol. Poi purtroppo a gennaio me l'hanno rovinato ed è venuto a Napoli e non ha più giocato. Il vero colpo che a me diciamo sono due che mi hanno proprio soddisfatto tanto sono stati, vabbè, Scamacca pagato 74. Scamacca io lo scoprì a Sassuolo, l'ho presi e fece benissimo. All'Atalanta ero convinto che avrebbe fatto bene. L'altro colpo però che mi ha soddisfatto parecchio è stato Zapata, che Zapata io l'avevo preso l'anno scorso, fece male all'Atalanta, e diciamo che c'ho una filosofia: quello che fa male l'anno prima in genere fa bene l'anno dopo, e vale anche il contrario. Avevo preso Zapata perché comunque al Torino titolare certo, avrebbe giocato sempre tutte le partite al netto degli infortuni. Alla fine mi pare che ha saltato pochissime partite e ha fatto anche lui 12-13 gol. Questa è stata la rosa iniziale. Dopo l'asta noi abbiamo come regola due settimane di scambi, e poi anche una settimana dove
puoi prendere giocatori dalla lista svincolati. Quindi adesso andiamo a vedere un attimo diciamo, i movimenti di mercato. Allora, eccoci qua, data 28 settembre, quindi poco dopo l'asta, e io e Papa facciamo uno scambio, un doppio scambio. Io gli do Cuadrado e Faraoni e lui mi dà Doig e Mancini. E poi sotto vedete uno scambio comunque che ha dato i suoi frutti, perché comunque papà contro un altro, diciamo, membro del fantacalcio fa questo doppio scambio in attacco da Leao e da Caputo, però si prende Pinamonti e Colombo. E alla fine ti è andata bene, perché Pinamonti ha fatto meglio di Leao. Sì, tutti e due hanno fatto Pinamonti, tutti e due. Tutti e due, Colombo fino a un certo punto, perché poi Colombo a gennaio ha perso il posto. Però Pinamonti, nonostante la retrocessione del Sassuolo, ti ha fatto comunque doppia cifra. Arriviamo poi al 13 novembre, probabilmente era una pausa nazionale, non mi ricordo. Sì. E qui faccio uno scambio che poi si rivelerà decisivo, perché vado a dare Barella e mi prendo De Ketelare. Quindi praticamente il mio centrocampo diventa Gudmundsson, De Ketelare, Bonaventura, Colpani e poi Zaccagni. Addirittura ne avevo 5, potevo ruotare. Però questo scambio è stato molto decisivo. De Ketelare ha fatto 10-11 gol. Quanti ne ha fatti? Perché io De Ketelare avevo fatto questo ragionamento: va l'Atalanta da Gasperini, quindi sicuramente farà bene. E infatti ha fatto bene. E sono riuscito comunque a dargli un Barella che all'epoca aveva ancora un valore importante fantacalcistico. Arriviamo adesso a gennaio, bene o male, e vi facciamo vedere la classifica alla 16ª giornata, quindi finite, diciamo, il girone d'andata della Lega. A praticamente metà del percorso la classifica era questa qua: io primo e papà secondo. Comunque tu, per essere un novellino, eri comunque secondo, e diciamo che c'era comunque già un distacco, perché io ero a 34 punti a più 6 su papà. I primi tre, diciamo che, se vedete, si era creato il gruppetto comunque del podio. Esatto. Tu comunque eri secondo, 28 punti, più 1 sul terzo e a più 11 sul quarto. Noi ovviamente questo fantacalcio l'abbiamo fatto coi premi, soldi, e i premi erano solo per i primi tre. Io in 16 partite 11 vittorie, un pareggio, 4 sconfitte. Tu 8 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. La difesa di ferro. La difesa, entrambi comunque avevamo la miglior difesa, 23 gol subiti. L'attacco molto più performante, diciamo, tu hai fatto a un certo punto molti 1-0, eri un po' allegri. Ora andiamo a vedere le rose dopo il mercato di riparazione. Tu fai dei cambiamenti in porta e fai un colpaccio, perché ti vai a prendere Skorupski, che era svincolato, con la maglia, e ti vai a prendere la maglia, quindi togli il secondo dell'Inter, perché comunque avevi capito che giocava sempre Sommer. Invece Skorupski ogni tanto una partita l'ha saltata, e quindi hai fatto il ragionamento. Si vedeva che prendeva pochi gol. Sì, vabbè, Bologna ha fatto difensivamente un'ottima stagione, quindi ho detto mi prendo il portiere del Bologna con il suo secondo, perché ogni tanto gioca anche lui, e così sto a posto. Per quanto riguarda invece la difesa, niente, prendi Rodriguez del Torino, sì, perché era uno, ti serviva uno che giocava, perché tu, perché tu avevi Cuadrado, perché poi c'è stato lo scambio prima, avevi Cuadrado, avevi Parisi, sì, sì. Non avevi gente che giocava tantissimo, e quindi hai preso Rodriguez che giocava. Poi gli altri, hai confermato Navan, che sì, però non è andato bene. A centrocampo ti prendi De Ron. Ho cambiato ben 4. Ne hai cambiati parecchi, sì, perché hai visto a centrocampo. Vabbè, allora, Elmas l'hai dovuto cambiare perché è stato venduto, quindi quello è stato un cambio obbligatorio. Hai preso De Ron, un mediano comunque che ha fatto il suo. Prendi Ilic dal Torino. Prendi poi Pasalic. Hai tolto Pessina e sì, hai dato Pasalic. Sì, sì, perché vedi che mediamente era un giocatore che alla fine dell'anno è una bella media, infatti. E poi questo Pereira, che in realtà lo avevo io, avevo fatto questo con modifica. Avevo tolto Chukwueze, che non giocava a settembre, e l'ho sostituito con Pereira. E poi Zurkowski diciamo, una meteora. È stata la esca che ti ha fregato, perché la ho trappola solo tre, che fa quei 4 gol nelle prime due, poi sparito totalmente. In attacco facciamo quest'ulteriore scambio, perché ho deciso di dare Scamacca, perché mi ero scocciato di avere un attaccante che non giocava quasi mai, perché
Scamacca ha fatto bene gli ultimi mesi. Guarda caso, ha fatto bene dopo che l'ho scambiato. Però non giocava quasi mai, giocava spesso in Europa, in campionato subentrava e non faceva benissimo. L'ultimo mese e mezzo lo scambio e Scamacca diventa Gesù. E ovviamente quello fa parte del fantacalcio. Poi, Weissman, che era successo? Tu a gennaio ti eri preso Dia, però che succede? Viene messo fuori rosa, quindi che abbiamo detto? Ti puoi togliere Dia, però ti devi prendere un attaccante della stessa squadra. Hai preso Weissman, che poi dopo, anche lui, vabbè. Diciamo, Salernitana quest'anno, a fantacalcio una... Caio Jorge la stessa cosa. Caio Jorge poi, anche lui, l'hai preso al posto il di... Il mio attacco era di tutta quattro. Tu praticamente ti sei tolto Carlson e hai preso Caio Jorge. Ti sei tolto Anquist e ti sei preso prima Dia e poi Weissman. Scamacca l'hai preso con lo scambio con me. Vlahovic, Giroud, Pinamonti sono rimasti. Per quanto riguarda invece la mia squadra, in porta non è cambiato niente. In difesa prendo Angelino della Roma, era un colpo che era un giocatore che volevo prendere perché lo conoscevo. E poi il colpaccio, secondo me, del esatto, il colpaccio che praticamente ha dato quella svolta al mio fantacalcio è stato Calafiori, che era svincolato a gennaio. Era svincolato e lo avevi tu e io l'ho preso nello scambio con Scamacca, perché praticamente questo famoso scambio che abbiamo fatto con Scamacca era in realtà un triplo scambio. Io ti avevo dato Scamacca, Pereira e Mancini, quindi uno scambio per reparto, e tu mi avevi dato Beltran della Fiorentina, Calafiori a centrocampo, difesa, e a centrocampo chi mi avevi dato? Baldanzi, sì, perché ce l'avevi tu. Era il periodo che la Roma stava in Europa League e quindi stava giocando in campionato, e quindi io mi sono preso Baldanzi, mi sono preso Beltran e mi sono preso Calafiori. Diciamo che mi sono rafforzato in difesa. A centrocampo non è statico, perché comunque ho dato Pereira che non stava dando tantissimo, mi sono preso Baldanzi. In attacco mi sono indebolito, però questo poi col senno del dopo, Scamacca ha fatto bene, Beltran no, però diciamo che lo scambio ne basta la pena, perché comunque mi sono andato a prendere Calafiori. Doig nel mentre passa dal Verona al Sassuolo e io decido di tenermelo. Prendo Kolasinac, che era stato svincolato da un altro nell'asta di riparazione, e me lo vado a prendere io a 1. E poi confermo Mario Rui Oliveira. A centrocampo prendo Baldanzi nello scambio che vi ho detto prima. Prendo Traoré del Napoli, perché era arrivato intanto a Napoli. Purtroppo non ha fatto veramente niente. E in attacco succedono un po' di cose. Allora, Scamacca scambiato con Beltrán. Arriva l'Orienté al posto di Castellanos, perché non giocava quasi mai, quindi ho detto non vale la pena tenerlo. Gong, decido di tenerlo. L'Oriente l'ho voluto prendere perché comunque qualcuno l'aveva svincolato, non c'era di meglio in attacco a gennaio. Diciamo che l'Oriente nel finalissimo qualcosa ha fatto, che 3-4 gol ha fatti. Questi, diciamo, sono stati i movimenti nel mercato di riparazione. Arriviamo adesso al clou del video, la classifica finale. Dopo 16 giornate, dopo il mercato di riparazione, la situazione è questa. Io vinco il fantacalcio con 62 punti, tu arrivi secondo con 54. La cosa però da dire è che a 2 giornate dalla fine io e papà eravamo appaiati. Appaiati, 1-2 punti, no, 1-2 punti c'erano. Lui mi è stato azzeccato fino alla terz'ultima giornata, poi negli ultimi due diciamo c'è stato un tracollo, perché lui perde tutte e due le partite. La penultima è stata quella decisiva, perché lì è arrivata la matematica, perché io finisco la penultima giornata con 5 punti di distacco. Ma la cosa bella è, sapete come ho vinto quella partita? L'ho vinta grazie alla doppietta di Calafiori. Senta, voglio farvi vedere la giornata, aspetta, perché è bellissima. Allora, questa è stata la penultima giornata, la vinco 3-2, la stavo perdendo 0-2, quindi ho fatto il rimontone. A lui segnano Folorunso, Samardžić, gli prende Tracciano 2 gol, dalla panchina non gli entra niente. Io praticamente stavo perdendo 2-0, segna De Ketelaere, la partita è arrivata alla sua svolta grazie a Calafiori, che nel posticipo contro la Juve fa ben 2 gol, e io grazie a quei 2 gol
mai segnato con la Fiore Superiore? No, no, questi sono stati i suoi primi due gol della stagione, però aveva fatto un sacco di assist, fece 4-5 assist. Alla penultima giornata fa doppietta contro la Juve, fa i suoi primi due gol della stagione e mi porta a casa la vittoria. E quindi la matematica. Si è sfiorato lo psicodramma, almeno per me, perché l'ultima giornata c'era lo scontro diretto. Potevamo giocarci lo scudetto all'ultima giornata. Se non avessi vinto quella partita, ci saremmo giocati lo scudetto all'ultima giornata. Meno male che ho vinto, perché io già stavo già nella mia testa pensando, ecco qua, sono stato tutto l'anno primo, lo perdo all'ultima giornata contro papà. Poi per fortuna non è andata così, comunque l'ultima giornata inutile, però la vinco 2-3. A te segnano Scamacca, Giroud e Pasalic, a me segnano Zaccagni, Bonaventura, finalmente Zaccagni, due assist con due assist con Gumunzo del Decetelare, mi entra Perin che prende porta in battuta e Angelino che fa anche l'assist. E quindi vinco l'ultima giornata e sì, quindi si chiude con un più 8. Fino alla terzultima giornata era tutto apertissimo, veramente si è rischiato veramente di giocarsi tutto alla per tutta l'ultima giornata. Praticamente stava a 56 e 53, sì, e poi giornata. Quei 5 punti nelle ultime due ti hanno distaccato di 8. Intanto suono il citofono, andiamo ad aprire. Io ho vinto il Fantacalcio, tu sei arrivato secondo, però oltre al campionato abbiamo giocato anche una coppa. La coppa in questione si chiama la Coppa Piscioni. E chi vinceva si aggiudicava il titolo di piscione dell'anno. Allora, come funzionava la coppa? Allora, girone unico, quindi anche qui girone da 6, un girone unico dove passavano solo le prime 4. Il girone in questione era composto soltanto da partite secche, quindi 6 partecipanti, soltanto 5 partite, passavano le prime 4, poi il sorteggio era fatto a incrocio, quindi la prima si scontrava contro la quarta e la seconda contro la terza. Andata e ritorno semifinale, non l'abbiamo fatta combaciare con la fine, perché a fine campionato le informazioni possono falsarsi, magari gioca un portiere, gioca il terzo portiere, qualcuno di buono non gioca, quindi l'abbiamo messa in modo tale che finiva in un periodo dove comunque c'erano ancora degli obiettivi per le squadre nella realtà. Il girone, diciamo la regular season, mettiamola così, è finita in questo modo. Ci sono state sorprese, la prima tu, che finisci il girone con 3 punti, cioè praticamente fai 3 pareggi, non ne vinci manco una. Io arrivo quarto proprio per il rotto della cuffia, guardate qui, cioè ero a pari punti con Amaro Luciano, però io vado avanti perché c'ho un punto e mezzo in più. Ma il terzo aveva lo stesso del 54 proprio. Ah sì, pure il terzo, quindi perché proprio stavo davanti a te. È perché ha fatto più gol, ha fatto un gol in più, vedi? Sono entrato per il rotto della cuffia nella Final Four. Questa classifica vi fa capire comunque qual era il momento di forma in quel periodo. Papà stava in un momento abbastanza negativo e io pure, cioè le prime due in quel momento stavano un po' arrancando. Comunque io riesco ad andare avanti e quindi mi vado a scontrare contro Charlatans, mentre Lions e Soccavo si scontrano tra di loro. Notare che Charlatans fa girone l'ha imbattuto, non perde manco una partita. E quindi andiamo alla Final Four della Coppa Piscioni e non c'è niente. Perché non c'è niente? Aspetta. Calendario, eccola qua. No, eccola qua. Allora, prima giornata, semifinale, l'andata vinco 3-0. Clamorosamente. Lions vince 2-1. Nel ritorno vinco 2-0 e Soccavo fa il ribaltone, vince 3-1, e quindi la finale io contro Soccavo FC. Da notare che nella semifinale Charlatans ha battuto il record negativi di punti. Ah, è vero, 49 e mezzo. Proprio. Mentre l'altra semifinale Lions per mezzo punto non ha vinto 3-1, per mezzo punto non ha fatto 3-2. Quindi anche qui, vedi, è stata una coppa molto ai limiti. Però Soccavo meritava, stava in quel periodo, stava veramente recuperando, che ha recuperato una posizione. Sì, perché poi ha fatto anche un mercato di riparazione importante. Diciamo che lui ha provato a rientrare nel podio, però non c'è riuscito, come avete visto. Però ha dato molto filo da torcere nella coppa, che purtroppo vince. Io perdo la finale 2-3. Finiamo. Guardate, no, cioè io ho perso per mezzo punto, che poi in realtà non è vero, ho perso per un punto, perché
se avessi fatto 76 finiva 3-3, ma avrebbe vinto comunque lui perché aveva il punteggio più alto, quindi in entrambi i casi ho perso per mezzo punto questa coppa. Quindi ho sfiorato il double così per poco. Ovviamente anche chi vinceva la coppa ha avuto un premio di soldi, che era giusto mettere un premio per chi vinceva la coppa. E praticamente Milinkovic mi ringrazia con bel 3 pappine prese, non mi ricordo la partita onestamente. Assist di Belanova che prende 5, cioè prende 5 più l'assist. Fanno gol Colpani, il mitico Gudmundsson, e fa doppietta Zapatone. Però questo non basta, perché Vincenzo vince con Socavo FC e Vincenzino, per chi non se ne fosse, forse non l'ho detto. Comunque, Magnan 6.5 con la porta imbattuta, poi fanno gol Leao e Osimhen. E notate che lui c'aveva un Sule che aveva preso a gennaio. Quindi io per mezzo punto praticamente perdo la coppa. Quindi questo, ragazzi, è stato il nostro percorso nel fantacalcio di quest'anno. Tu sei arrivato secondo, comunque da novellino è un ottimo risultato. Io ho vinto, diciamo, mi sono preso una rivincita rispetto all'anno scorso dove sono arrivato ultimo. L'anno scorso è stato un disastro e poi purtroppo la coppa l'ho persa in finale. Quindi detto questo, ragazzi, scriveteci nei commenti il vostro percorso, se avete fatto il fantacalcio quest'anno, se avete vinto, se avete perso. Lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Cosa devono fare i nostri amici? Iscriversi al canale e attivate poi la campanella. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Vi auguriamo un buon fantacalcio per l'anno prossimo. Ciao.